Sai, è evidente che, sai che io sono un po' conosco bene la storia della pallacanestro reggiana, ecco, al di là di questo momento storico nostro, si è parlato per 20 anni delle cantine riunite, ecco, negli anni delle cantine riunite si arrivava a settimi, ecco, morse e bui. Quindi è evidente che un sesto posto non è qualcosa che noi possiamo assolutamente guardare in modo negativo. È chiaro che c'è stato solo un andamento del nostro campionato che se avessimo fatto le nostre vittorie in modo omogeneo probabilmente sarebbe stato un campionato più regolare e probabilmente avrebbe creato meno giusto ogni tanto malcontento che c'è, perché è evidente che se fai 7 vittorie di fila e poi 5 sconfitte di fila è evidente che ti porta a delle cose completamente diverse. È chiaro che però c'era tutto quello che avevamo fatto nei 2 anni, c'era anche un tipo di aspettativa che anche noi stessi ci siamo messi e che ci vogliamo sempre mettere, sia come staff, come ragazzi e come società, e questo naturalmente ogni tanto, poi soprattutto la partita brutta di domenica, questo porta ad entrare in modo un po' diverso rispetto agli ultimi anni dentro i playoff. Detto ciò, proprio per questo però sembra un luogo comune, ma è così, nel senso che inizia davvero un campionato nuovo e dove abbiamo l'occasione invece di trovare continuità, di trovare le cose migliori, le cose buone che abbiamo fatto, di isolare quelle più negative, e in più abbiamo una grande opportunità che proprio abbiamo avuto questi alti e bassi, l'opportunità di avere un quarto di finale contro Avellino è la cosa migliore e non è. Noi già l'anno scorso, se vi ricordate, l'avevamo detto che per noi Sassari era il quarto di finale perfetto, e vedendo invece quello che è stato il nostro andamento quest'anno è evidente che un quarto di finale con Avellino deve pesarci fino in fondo, perché se abbiamo la caratura, le caratteristiche e la qualità per andare avanti è evidente che potremo riuscirci ed è il quarto di finale perfetto. Se invece non abbiamo queste caratteristiche non è più una questione di avversario, ecco, quindi è il giusto avversario e in più è la giusta opportunità, perché il playoff è un momento dove è vero, dove deve avere la capacità di far accendere la scintilla, e questa scintilla dobbiamo avere la bravura, la forza, l'orgoglio, l'entusiasmo di farla scoccare. Ma no, non ero, ma credo io come i ragazzi più che preoccupati eravamo naturalmente delusi, delusi perché sono le classiche partite dove credo che tu vuoi fare il meglio e dove invece non viene fuori niente, anzi dopo vai incontro a delle brutte figure, nascono anche delle situazioni poi che sono anche le situazioni che proprio vuoi evitare. Io credo, sono quasi sicuro che sicuramente i giocatori non avevano idea di fare quella partita, purtroppo è venuta fuori, purtroppo è anche, non è la prima che facciamo durante l'anno e quindi è un nostro difetto. E soprattutto noi abbiamo avuto questi difetti con le piccole e con le partite dove erano vuote emotivamente. E purtroppo ci siamo ricascati domenica. Però grazie a Dio il playoff è iniziato, inizia dopo 6 giorni e quindi bisogna dimenticare la svelta Cremona, deve essere così una cosa che abbiamo dentro, di sapere che nel nostro DNA c'è qualche difetto e a maggior ragione ci vuole ancora più attenzione, ancora più voglia di fare meglio. Ecco. Hai detto una cosa giusta, si è accesa una luce. Io spero sinceramente che sia così, perché vorrebbe dire che quello darebbe così conforto a quello che ho detto prima, il fatto del playoff e di un quarto di finale con Avellino, ecco, quindi però è un dato di fatto, è per questo che probabilmente anche l'ambiente è rimasto a volte disorientato da questa squadra, ma anche noi stessi, ma anche la squadra da se stessa probabilmente è rimasta disorientata da determinate partite e slegandole poi dal periodo degli infortuni, ecco, perché c'è stato, perché dentro la linea della stagione c'è stato anche un momento dove eravamo contemporaneamente fuori della Valle Aradori e Gentile, quindi c'è stato un momento di quella stagione, c'è stato il momento del rientro e c'è stato un momento del cambiamento del roster, quindi ci sono state delle cose che ti portano al di là della questione Coppa che non ripetiamo più, ma è la cosa più importante di tutto e soprattutto sulla mentalità. Però è evidente che c'è stato questo andamento del nostro campionato e che però si è ripetuto proprio in queste situazioni, quindi speriamo che
e dobbiamo credere anche un po', dobbiamo anche convincerne che invece questa squadra abbia bisogno di grandi stimoli, ha bisogno di essere messa sotto pressione, deve mettersi sotto pressione e credo ancora meritare fiducia e affetto per provare a fare un grande quarto di finale. Sì, ma non lo so, è evidente che ogni stagione è una stagione diversa, l'ho sempre stata così, ogni squadra è una squadra diversa, questa è una squadra che addirittura ha cambiato volto durante la stagione in tante cose, è una squadra che ha avuto delle difficoltà diverse rispetto a quelle dell'anno scorso e quindi bisogna avere la capacità di affrontarle in modo diverso. Stiamo lavorando duro, forse più di ogni altro anno per riuscire a farlo. È chiaro che la cosa più importante entrando dentro questo playoff è recuperare completamente l'empatia che c'è con la nostra gente, perché l'altalena ci ha portato un po' ogni tanto allo scollamento in vari episodi di questa empatia, no? Cioè un po' è una squadra che ha fatto arrabbiare un po' durante la stagione, al di là della questione di quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, di due regular season finite al secondo posto con 42 punti e tutto il resto. Sì, non lo so, probabilmente ogni squadra deve essere allenata in modo diverso e ci stiamo provando, ecco. Quindi adesso è arrivato il momento di mettere insieme tutta la stagione, ecco. Poi dopo, quando saremo alla fine, vedremo se è stato un cambiamento, se c'è stato un cambiamento, insomma faremo poi tutte le come si dice, i bilanci della situazione. Ma i tifosi, diciamo così che è una piazza che è sempre stata pronta a stare vicino alla squadra, soprattutto nei momenti giusti della sua storia, nei momenti giusti della stagione, al di là di tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni, che guardandosi indietro, se uno era Cremona, perché non nessuno ha potuto vedere la partita in diretta, se uno era Cremona e poi pensava a tutto quello che abbiamo vissuto nei 5 anni, naturalmente vivi un momento di depressione. E proprio per questo però c'è stata questa grande capacità di tutti di riscoprire questo momento, di vivere nuove emozioni. Vivremo un playoff per la prima volta dei quarti di finale, no, per la prima volta negli ultimi 3 anni, giocando da gara 3, quindi una nuova sfida, qualcosa di nuovo addirittura. E bisognerà vedere con che risultato ritorneremo a Reggio, però credo che la nostra gente ha sempre avuto questa grande capacità e al di là di una squadra che quest'anno ci ha fatto un po' arrabbiare, ha fatto arrabbiare anche i giocatori, credo che rimanga il grande affetto, almeno noi continuiamo a viverlo, lo viviamo quando andiamo in giro anche dopo una sconfitta, al di là di qualcuno che giustamente ti chiede cosa succede, c'è anche poi semplicemente la gente che vive il momento e vive la Griffin Bond per quello che stiamo facendo e comunque è il 5° anno di fila che facciamo il playoff. Quindi io credo molto in questo, nella capacità della nostra gente di trovare compattezza e empatia nel momento giusto. Poi toccherà a noi dare il là a questa cosa con il giusto atteggiamento, tornando in una modalità di un certo tipo e stando in una modalità di un certo tipo. Ma nessuno certo, ecco, che tornare in via Guasco, poi sperando che vada tutto bene, soprattutto un via Guasco a 4.500, insomma, vediamo se lo riusciamo a scoperchiare del tutto quest'anno il palazzetto, ecco.